Ti direi di collegarci ora con Napoli che si appresta a vivere con tutta la regione Campania la stagione dei saldi che comincia, come sapete, il 5 gennaio in quasi tutto il resto d'Italia. È cominciata ieri solo in Basilicata e in Sicilia e che vive praticamente la vigilia dei saldi con questa notizia della liberalizzazione. Questa notizia che poi era una notizia attesa ma che probabilmente non è stata ancora recepita. Recepita dai negozianti. Allora vediamo di collegarci con Marco Caiano. Buonasera Marco, so che ti trovi anche tu nel cuore dello shopping napoletano in via Toledo. Perfetto, ci troviamo proprio qui in via Toledo, una delle strade più famose per lo shopping partenopeo. In verità siamo a Piazza Carità, la piazza che taglia in due via Toledo. E con me c'è il presidente della Confcommercio Napoli, Pietro Russo, al quale chiedo, ma c'è un lato positivo in questa manovra? Beh, insomma, la vogliamo cercare a tutti i costi, forse nella flessibilità che si potrebbe ipotizzare in determinate occasioni o programmati eventi, fine settimana, 2 giorni di notti bianche in cui con opportuni attori i clienti possono fruire anche della spesa nei negozi e quindi i negozi sicuramente potrebbero ipotizzare di stare aperti, non dico H24, ma comunque fino alle prime ore del mattino. Quindi Dallo studio possono notare, ma se non ci sono soldi, che cosa restano a fare i negozi aperti fino a una certa ora? questo è un altro messaggio che dobbiamo curare un poco, perché non è che i soldi sono scarsi improvvisamente. Noi, in altre volte, noi italiani, napoletani in particolare, siamo diciamo suscettibili di variare gli umori dall'ottimismo più sfrenato al pessimismo più acceso, eccetera. No, io credo che un messaggio di ottimismo lo si debba lanciare anche perché molto spesso il cittadino ha delle piccole risorse e però è impressionato da questi messaggi molto forti che dall'oggi al domani ci sarà un default, per cui il fallimento di tutto. No, su questo dobbiamo andare cauti, che prima di fallire l'Italia se ne vuole. Perfetto, quindi positivo all'inizio, cauto al centro, ma qual è il lato negativo per chiudere questo intervento? Il lato negativo è che non ha una finalità ben precisa, perché non va a favorire né i mercati, né i negozianti, né gli utenti, che non mi immagino i clienti possano scendere alle 2 o alle 3 per comprare un paio di calzini e un paio di scarpe, assolutamente. E i pubblici esercizi, ma lì là è una questione poi di pubblica sicurezza, di vigilanza e di quant'altro. Quindi credo che gli ottimi professori del nostro governo non abbiano avuto attinenza alla realtà delle cose. Molto spesso la teoria è una cosa e la pratica è un'altra cosa. Proprio in conclusione, sinteticissimo, le chiedo qual è il polso della situazione, cosa le hanno detto i commercianti? Ma guardi, la situazione, lo sappiamo tutti, che c'è un calo molto molto accentuato dovuto alla carenza di liquidità, ma anche, ripeto, una concausa è il pessimismo molto diffuso. Sicuramente dobbiamo mettere in moto di nuovo il volano dell'economia per andare a creare di nuovo ricchezza e qui ci devono essere di aiuto appunto i vertici apicali, quindi il governo Monti, per dare sprone e iniziativa alla nuova economia. Ringraziamo il presidente di Confcommercio Napoli, vi restituisco la linea.